Allora, buongiorno. Volevo scusarmi per il mio accento, sono solo francese, quindi anche se faccio del mio meglio, ma e poi è un tema non veramente molto semplice, quindi sì, proverò a essere chiara in quanto posso. La teoria austriaca del ciclo economico, infatti, è un approccio molto interessante. Per quanto riguarda quello che succede oggi, perché infatti oggi siamo pienamente dopo la crisi e ci sono dei dubbi sul fatto di vedere le politiche economiche riuscire a farci uscire da questa crisi. Magari avete sentito che ieri Mario Draghi ha preso delle decisioni ancora più forti di quanto aveva preso prima e quindi cominciano a essere dei dubbi sulla capacità della Banca Centrale a fare qualcosa sull'economia, sulle economie europee. E il fatto, quello che volevo spiegarvi oggi è che in carica della politica monetaria, ma anche della politica economica a livello dei diversi paesi, quando loro cercano di capire quello che succede, hanno un'analisi che è molto parziale, perché non prendono in considerazione il fatto che la moneta, una volta che c'è una politica monetaria che inietta la moneta nell'economia, crea dei danni irreversibili. Quindi questo è veramente l'essenza del messaggio austriaco. E questo dovete capire che è molto in rottura alla teoria mainstream sulla quale molte politiche economiche sono basate, perché molte, anche se possono apparire come liberale, infatti partono dall'ipotesi che la moneta in qualche modo sia neutra sull'economia. E infatti veramente l'elemento positivo di questo approccio della teoria austriaca è dimostrare che la moneta è tutt'altro che neutra sull'economia. E quindi, sì, se vogliamo capire perché si considerava che la moneta è neutra, era in questa visione liberale, era per far vedere che non serve a usare la moneta per risolvere problemi economici, e questo è vero. La cosa che invece non è vera è che la moneta è neutra. Quindi hanno ragione sul fatto che non si può usare la moneta per estrarre paesi da una crisi economica, ma il trattamento utilizzato per fare uscire questi paesi dalla crisi devono essere trovati in altri campi, tranne quello della politica monetaria. E su questo punto hanno ragione. Quindi io qua proverò a farvi capire perché l'iniezione di moneta da parte della Banca Centrale crea danni, e danni che sono difficili da osservare. Quindi è difficile sapere dove questi danni saranno creati. E poi anche un'altra domanda che ponerò alla fine, e non si sa come va a finire allo stesso tempo. Quindi per questo è molto difficile. Quindi nella teoria austriaca, veramente per loro il ciclo economico è solamente un ciclo provocato dalla moneta, di una gestione monetaria non adeguata. Perché il ciclo economico, la teoria austriaca non dice che non ci sono degli errori, ma gli errori, se parliamo di errori a livello individuali fatti da imprenditori o imprese, questi errori non possono provocare un ciclo, non bastano.
perché per avere un ciclo dobbiamo avere tutti gli errori fatti allo stesso tempo e sono gli stessi errori. E questo richiede qualcos'altro che solo l'errore umano. Quindi questo Friedrich von Hayek ha ricevuto il premio Nobel per questi lavori nel 1974, per qualcosa che aveva scritto molto prima, perché era stato scritto negli anni 30, e questo piccolo fascicolo si chiama Prezzi e produzione. E infatti Prezzi e produzione è un riassunto di lavori fatto prima da Menger, Bembauer e anche in un certo senso una parte viene anche dall'economista francese Cantillon, perché anche lui ha fatto dei lavori sull'importanza dei prezzi relativi nella presa di decisione dell'imprenditore e quindi ha quest'analisi più fine sul ruolo dei prezzi nella presa di decisione a livello individuale, che è capitale quando si vuole capire come funziona l'economia. E, quindi questo è quello che dicevo prima, la teoria classica suppone sempre la neutralità della moneta e quindi la moneta, anche se aumentiamo la sua quantità, non farà ripartire l'economia, ma aumenterà solamente il livello dei prezzi. A questo, quindi, da un punto di vista austriaco, questo approccio è molto semplice e a volte anche può essere considerato ingenuo, perché infatti il fatto che la moneta entra nell'economia non può fare solo che aumentare i prezzi, perché nell'economia ci sono degli individui che prendono delle decisioni. È per questo che la moneta può essere, l'iniezione di moneta può condurre a delle decisioni sbagliate. Quindi per poter illustrare quello che sto per mostrare, prendiamo la situazione attuale con la Banca Centrale Europea, che infatti inietta moneta nell'economia, per capire un po' come questa moneta può condurre a delle decisioni sbagliate. L'azione della Banca Centrale Europea oggi è basata su due azioni principali. Da una parte compra regolarmente dei titoli di Stato sul mercato finanziario. Ha annunciato pure ieri che non si accontenterà solamente di comprare titoli di Stato, ma aggiungerà anche dei titoli privati. Accanto a questo ha deciso di abbassare il tasso ufficiale per il rifinanziamento delle banche a livello zero. Quindi questo significa che prima il fatto che compra regolarmente di titoli sul mercato finanziario ha come primo impatto di fare aumentare il prezzo delle obbligazioni sul mercato. Il fatto che questi prezzi aumentano dà un incentivo per gli investitori a vendere i loro titoli per poter approfittare di questo aumento dei prezzi. E l'idea è di farli comprare altri tipi di titoli. Questo la Banca Centrale l'ha fatto a posto, perché la sua idea era di facilitare il finanziamento degli investimenti privati. Fino adesso non ha funzionato molto bene, perché infatti l'aumento dei prezzi si è fatto soprattutto sui titoli pubblici e non tanto privati. Ma il problema è che questa politica fa prendere delle decisioni agli investitori, quindi che vendono, e siccome i prezzi aumentano sempre di più, mano a mano che quella banca centrale compra ogni mese, quindi sarà ormai 80 miliardi di euro,
si crea quello che si chiama una bolla speculativa, cioè significa che i prezzi aumentano e cominciano a aumentare solo perché sappiamo che la banca centrale interviene ogni mese. L'effetto pernicioso di questa azione si vede nel caso del Giappone. In caso del Giappone, ad esempio, avete un paese dove il debito pubblico è molto alto, sta sopra i 200%, quindi è un paese ancora peggio della Grecia. Allo stesso tempo non si sente mai parlare dei problemi del Giappone, perché infatti per fortuna i giapponesi risparmiano molto e sono molto disciplinati nel senso che investono il risparmio, lo investono massivamente nell'acquisto dei titoli nazionali, quindi il loro debito pubblico. Per questa ragione non si sente mai parlare del Giappone come si è sentito parlare della Grecia, perché la Grecia, se la paragoniamo, è meno, cioè, ha un debito pubblico un po' sotto quello del Giappone. Con questa situazione molto particolare, con un debito pubblico alto, allo stesso tempo si deve ricordare che sul mercato secondario delle obbligazioni statali, il tasso giapponese è quasi negativo. Quindi significa un paese con un debito pubblico altissimo è in capacità, è in grado di farsi finanziare il suo debito a un tasso negativo. Un tasso negativo è uno degli effetti molto emblematico della politica della banca centrale, perché ovviamente i tassi non dovrebbero essere negativi, perché un tasso negativo significa che io prendo in prestito, quindi io mi indebito e quando pago di meno di quando ho preso prima. Quindi è una cosa che è un po' strana e di solito non dura nel tempo perché è quasi un'aberrazione a livello economico. Ma nonostante tutto, il Giappone in questo caso, quindi il Giappone è in grado, malgrado l'indebitamento elevato del suo settore pubblico, di poter fare questo. Quindi ovviamente nel caso del Giappone non è per via della Banca Centrale Europea, è perché la Banca Centrale Giapponese fa la stessa cosa da molto tempo, quindi ha iniziato il quantitative easing negli anni 90, ha smesso un po', poi ha ripreso, quindi abbiamo una storia lunghissima di iniezioni monetarie molto frequente. Il secondo impatto significativo dell'azione della banca centrale si vede quindi sulla diminuzione dei tassi di interesse, quindi come dicevo addirittura sono negativi in particolare sulle maturità avanza breve e la cosa che è abbastanza unica in questo periodo è che per via di queste politiche di quantitative easing l'abbassamento dei tassi di interesse non è solo su quelli a breve termine, perché di solito l'azione della banca centrale si vede sui tassi a breve termine. Ormai con il quantitative easing, visto che la banca centrale compra titoli con delle maturità molto diverse, va da qualche mese fino a 10 anni, ovviamente ha un impatto su tutte le diverse maturità. E quindi questo significa che quello che si chiama la curva dei tassi è abbassata in un modo artificiale. Significa che questo abbassamento non è il risultato delle preferenze individuali, ma è solamente la conseguenza dell'azione della banca centrale. E questo ha un impatto molto importante, decisivo, sulle decisioni delle imprese.
Infatti, quando un'impresa prende una decisione di investimento, quindi so che la maggior parte di voi non seguite corsi di economia aziendale, ma si può anche capire senza averne fatto prima, quando un'azienda prende una decisione di investimento, quindi vuole ad esempio finanziare un nuovo progetto, di solito deve fare una proiezione di tutti i ricavi legati a questo progetto, che si chiama di solito i cash flow. E quindi, visto che di solito hanno diversi progetti, hanno una scelta di progetti, per poter prendere una decisione, devono paragonare questi diversi progetti. E per fare questo, l'unico modo per farlo in modo coerente è di calcolare quello che si chiama il valore presente dei ricavi, quindi portare tutti questi importo al valore di oggi, perché non si può paragonare delle ammontare con delle date diverse. 100 euro domani non sono 100 euro tra 2 anni, quindi se vuoi paragonare questa cifra deve convertirla al valore di oggi e per questo usa quello che si chiama il valore presente. Quando si fa questo calcolo si usa un tasso di interesse, si chiama il tasso di discount. E quindi, nella scelta di questo tasso, ovviamente si usa un tasso di mercato. Siccome il tasso di mercato è artificialmente abbassato dalla banca centrale, dei progetti che prima non erano profittabili, ovviamente diventano profittabili e quindi sono intrapresi. E lì comincia il problema e la complessità per osservare quello che succede, perché infatti è difficile a livello della previsione sapere dove vanno i soldi e che tipo di progetto sono stati inviati che non avrebbe dovuto essere inviati. E questa è la difficoltà, è tutta la difficoltà. E anche per questo, ma questa è un'analisi personale, che la maggior parte degli economisti non si sono mai azzardati a prendere questo approccio, perché questo approccio per modellizzarlo è difficile, perché infatti nella modellizzazione deve avere un tipo di... è difficile sapere in anticipo dove va a finire i soldi. E non si può. Quindi la difficoltà della modellizzazione spiega il fatto che infatti questo approccio, anche se molto interessante, non è stato ripreso dalla maggior parte degli economisti. Se si guarda i lavori a livello della ricerca, questo approccio non è mai nominato. Infatti, veramente la spiegazione per il ciclo economico sta nel fatto che quindi questi progetti sono avviati per via di questo tasso di interesse artificialmente mantenuto basso. E il problema, infatti, è che quando si dice artificialmente, si fa riferimento a quello che dovrebbe essere il tasso di interesse. In economia il tasso di interesse, se si basa sui lavori di Menger e Bambauer, e tutta la tradizione austriaca, il tasso di interesse è l'espressione delle preferenze temporali. Quindi se le persone vogliono risparmiare per poter fare i progetti, infatti, questo si vedrà nell'abbassamento del tasso di interesse. E un tasso di interesse quindi basso significa una preferenza per
per una preferenza per il futuro. E questo dà l'incentivo agli imprenditori di sviluppare, di investire nei progetti, perché così si allunga il processo di produzione e si crea più valore aggiunto. Questo è quello che accade senza intervento. Quando si prende in considerazione che la banca centrale quindi ha un impatto su questo tasso di interesse e, come ho detto prima, ha un impatto ormai anche sul lungo termine, e lì è la parte più nociva, perché normalmente, quindi fuori del quantitative easing, la banca centrale non ha tanto impatto sul breve termine. Quindi di solito ha un'azione sul breve termine e si considera che i tassi di interesse a lungo termine sono più free market, se vogliamo. Quindi la distorsione c'è, ma è meno invasiva. Oggi il problema è che l'invasione è totale, perché visto che interviene anche sui tassi a lungo termine, c'è veramente questo impatto lì. E quindi significa che oggi la sua azione conduce a un allungamento della struttura di produzione, quindi più progetti di investimento sono avviati, anche se ci sono pochi, perché dobbiamo essere anche chiaro, non è che ci sono tanti progetti. Il problema è di sapere la qualità. Se pochi progetti di investimenti sono inviati e che sono quelli sbagliati, abbiamo un problema. Infatti avete l'illustrazione oggi con tutto questo dibattito sulla qualità della ripresa negli Stati Uniti, in particolare con tutto il settore esposto al, non so come si dice in italiano, il shale oil, l'alternativa al petrolio. Le schiste, gas de schiste in francese, ma non so in italiano. L'alternativa al petrolio. Sì, sono il gas de schiste. Sai quando si fa esplodere per raccogliere tutto il settore del... Il speculativo. No, il settore nei Stati Uniti ormai sono autonomo a livello dell'energia, perché hanno... Sì? No. È come il petrolio, solo che fanno esplodere delle cose. È la frazione... Come si dice? Il shale oil in inglese e il gas de schiste in francese. Vabbè. Ok. Comunque, questo settore è oggi, quindi è come il petrolio, ma si trova nella roccia. E negli Stati Uniti, da quando è scoppiata la crisi, è veramente il settore dove sono andati tutti i finanziamenti. E infatti la domanda oggi, il dibattito è sapere se ci sono stati troppi di questi progetti avviati, e quindi se infatti anche questo non è il risultato della politica monetaria della banca centrale statunitense. Perché infatti è un'illustrazione di questo. Quando si avvia questi progetti, il problema è che, siccome in realtà non corrisponde a una modifica delle preferenze temporali degli individui, quindi ci sono questi progetti avviati e alla fine il finanziamento non è reale, quindi non è il risultato di un aumento del risparmio. Quindi alla fine c'è un problema di finanziamento, e quindi alla fine questi progetti risultano non viabili e quindi la crisi scoppia. E infatti questo è quello che alcuni esperti temono molto negli Stati Uniti. Quindi possiamo vedere che infatti
da questo punto di vista la moneta è tutt'altra che neutra, perché fa prendere delle decisioni, e le decisioni significa che i progetti sono avviati, delle persone sono assunte. Quando si dà via un progetto, di solito si fa anche, si compra dei componenti da altre imprese, quindi è messa in moto tutta un'attività reale che, se alla fine c'è un problema, il progetto non è più viabile, tutto crolla. Quindi significa persone che non vengono pagate, persone che vengono, che sono disoccupate, e quindi tutte le conseguenze sono tutt'altro che neutra, e sono delle conseguenze reali. Quindi c'è, ogni volta che ci sono delle decisioni sbagliate prese a questo livello, significa alla fine uno spreco di risorse. Quindi non si può dire che alla fine un aumento della quantità di moneta risulta solamente un aumento dei prezzi, perché infatti non è questo il problema. Il problema non è tanto l'inflazione, il fatto che la produzione viene disorganizzata, la struttura di produzione è distorta, sì, è distorta, e quindi è per questo che l'economia viene messa in difficoltà. E quindi oggi sarebbe infatti urgente di poter prendere questi principi per analizzare l'economia, perché infatti quello che succede adesso è molto più complesso di quanto quelli che prendono delle decisioni a livello politico lo vogliono credere. E la difficoltà oggi, penso, se si vuole prendere in considerazione questo approccio austriaco, e che molti rispondono: ma l'inflazione non c'è, quindi non c'è più questo problema, i soldi sono creati dalla banca centrale e l'inflazione non c'è, quindi non c'è un problema. E qua di nuovo siamo di fronte allo stesso problema. Non è vero che l'inflazione non c'è, perché infatti l'inflazione c'è sempre, ma non si vede. Quindi lì uso una delle frasi dell'economista francese del XIX secolo, Bastiat, che diceva: quello che si vede è quello che non si vede. Il merito dell'approccio austriaco è di sempre andare a analizzare quello che non si vede. Il problema dell'approccio economico standard con la matematica va sempre a analizzare le cose che si vedono. È per questo che non possono andare d'accordo. E quindi per l'inflazione, se torno su quell'argomento, quando si dice che l'inflazione non c'è più, addirittura ci sono dibattiti oggi a livello europeo, in particolare in Francia è molto, questo punto è molto dibattito, e il fatto di cambiare il mandato della banca centrale, perché siccome non c'è più inflazione, ormai è inutile continuare con una banca centrale che deve ridurre l'inflazione. E il danno è lì. Infatti l'inflazione perché c'è ancora? Perché infatti se si torna all'origine della crisi nel 2007, nel 2007 è scoppiato una bolla speculativa molto forte, perché c'era nella crisi dei subprime c'era veramente una cosa che era andato molto forte sui diversi mercati. Questo avrebbe dovuto
avremmo dovuto vivere con un abbassamento dei prezzi molto severi, quindi la deflazione avrebbe dovuto essere molto forte. Invece non l'abbiamo avuto questo. I prezzi sono scesi, ma poco. Quindi se si va a vedere quello che non si vede, in realtà se i prezzi sono diminuiti poco invece di molto, l'inflazione c'è stato. Infatti la politica monetaria ha impedito i prezzi di scendere e di rimettere tutti i conti a zero. Per il conto c'è una bolla speculativa, si deve infatti fare fare il ménage, non si dice in italiano, si deve pulire o mettere tutto a zero per poter di nuovo favorire le condizioni per una crescita sana. Invece quello non è successo, quindi significa che questi prezzi poi prima non, cioè l'inflazione quindi non è sparita. E poi oggi alcuni dicono sempre, ma comunque l'inflazione non la vediamo neanche oggi, perché continuano a livello europeo, hanno pubblicato la statistica e l'inflazione è di nuovo è negativa in questi ultimi mesi. Quindi di nuovo, se vogliamo andare a vedere le cose, analizzare le cose che non si vedono, possiamo dire che se la nuova economia comunque fa pressione sui prezzi, quindi di nuovo i prezzi dovrebbero diminuire di più di quanto diminuiscono oggi. E poi un altro fatto che aggrava questa situazione è che visto che oggi l'economia è globalizzata, c'è anche il fatto che una pressione sui prezzi è meno forte, perché infatti i flussi vanno da un paese a un altro e di conseguenza è molto più difficile avere un'inflazione a livello del paese, perché il paese importa dei beni, quindi la pressione interna sui prezzi è meno forte. Quindi per tutte queste ragioni non è vero dire che l'inflazione è sparita, ma è molto più complicato sicuramente di capire, di provare a misurarla. E quindi per questo motivo la domanda importante del giorno è sapere quando scoppia la prossima crisi, e penso che nessuno lo sa. L'unica cosa che si può dire è che se si paragona con quello che è successo nel 2007, non abbiamo le stesse condizioni, perché c'è qualcosa che manca nella gravità della crisi, e che non c'è questi strumenti finanziari che sono stati creati e che hanno veramente peggiorato la situazione, perché c'era un problema di valutazione che era scorretta. Questo, da quanto posso capire di quello che succede adesso, non vedo tali strumenti. Quindi ci sono delle esagerazioni sul mercato finanziario, questo non c'è dubbio, perché ci sono delle cose rischiose che si possono comprare con poco rischio, quindi come il caso del Giappone, quindi c'è qualcosa che non va. Ma un elemento che veramente può condurre a una situazione come quella del 2007, quindi con un problema di valutazione veramente con dei problemi di informazione, di asimmetria di informazione radicale, c'è molto di meno. Ma nonostante tutto, comunque gli elementi di crisi c'è, e l'unica cosa è che infatti è difficile sapere dove scatterà e quali saranno le conseguenze. Ma il merito
dell'approccio austriaco è veramente di puntare sugli effetti, sulle strutture e sulla distruzione di risorse, e quello è veramente la sua forza. La sua debolezza è che infatti non ha molto potere, non attrae molti ricercatori perché non si possono mettere sotto equazione. Ok. Bene.